Buongiorno, siamo in cucina. È venuto il tecnico per andarmi a montare la cappa e come al solito ci sono delle problematiche in quanto anche quest'altra ditta ha sbagliato, tra virgolette, ha omesso alcune strutture per reggere la cappa qui incassata al soffitto. Praticamente i tecnici che mi dovevano montare la cappa oggi e che hanno prontamente smontato, infatti ce n'è un pezzo qui sopra al divano, sono dovuti uscire per andare a prendere alcuni pezzi da poter mettere per agganciare questa benedettissima cappa. Mi sta cadendo tutto. Addio, addio. Ok, almeno è una bella giornata oggi, si sta benissimo, un bel sole, soltanto che è divenuto di nuovo il freddo intenso. Bah. Dall'inverno alla primavera, dalla primavera all'inverno. Ad ogni modo qui c'è tutto il macello, come al solito, perché ormai questa casa è un macello. E qui sono con la botola vuota verso l'infinito, verso l'universo, che non saprò mai quando andranno a sistemare. In realtà non so se ve l'ho detto, anzi forse non ve l'ho detto, la cucina doveva essere totalmente diversa. Infatti non doveva essere messa la cappa sopra, ma doveva essere messo il piano a induzione sopra alla penisola, alla piccola penisola, e il piano ad induzione doveva essere con la cappa integrata. Ma per una serie di motivi che non sto qui a spiegarvi, ma forse già ve l'ho detta questa cosa, ho dovuto all'ultimo minuto ricambiare tutto il progetto. Infatti, qui sul soffitto della cucina ci sono tutta questa serie di faretti e qui non ci doveva essere la cappa. Ovvero questa parte qui della cappa non ci doveva essere, era tutto già liscio, quindi io ho dovuto richiamare un'altra ditta per andare a rompere di nuovo tutto quello che era stato già completato e fare questo spessore per inserire la cappa qui. E questo ha comportato anche lo spostamento di alcune cose elettriche, alcune parti elettriche, quindi alcune luci, alcuni faretti sono stati poi montati in questo cartongesso attorno alla cappa e che hanno un'accensione a sé stante, che io andrò a cambiare perché praticamente ho messo questi quattro faretti dove c'è la controsoffittatura che alloggia la cappa e sono dei classici faretti bianchi che io più in là andrò a cambiare con dei faretti wifi, anche perché credo che sia più comodo almeno in quel punto andare a comandare tutto con la voce, quindi con Google Home, ma questa è una cosa che farò più in là. Altra cosa che devo fare, devo contattare il tappezziere per farmi fare un preventivo per le tende. In realtà vorrei fare delle tende, una doppia tenda, però sono un po' indeciso perché non so se voglio andare a mettere il doppio colore o delle semplici tende bianche. Pomeriggio inoltrato, rieccomi, mi sono cambiato già 5 volte oggi, 5 volte. Allora, pomeriggio inoltrato, finalmente hanno finito di montare la cappa. Qui c'è un enorme casino perché sto andando a fare l'ulteriore decluttering. Già vi ho detto in vari video, in varie storie che avevo fatto più volte decluttering, e in tanti mi avete chiesto: ma come mai Filippo hai fatto decluttering prima del trasloco e anche dopo? Semplicemente perché sono arrivate altre cose della casa vecchia
vecchia in cui stavo prima della mansarda. Ecco perché sto facendo questo doppio decluttering. Sentite rumori perché qui è venuta ad abitare un'altra persona su nell'attico e sta smantellando completamente il suo appartamento. Da quando sono arrivato io qui praticamente non si è capito più nulla. Ad ogni modo sono super contento che ho finito almeno per quanto riguarda il cartongesso con la cappa, perché davvero non ne potevo proprio più di vedere questa cosa della cappa appesa. Ad ogni modo oggi è venuta anche una persona per farmi un preventivo per quanto riguarda le tende e devo concordare un po' di cose, anche se voglio passare pure da IKEA, anche perché con IKEA sono un po' più tranquillo. Nel caso in cui ci ripenso, ho 12 mesi di tempo per portare tutto indietro, cosa che non potrei fare con un classico tappezziere, proprio perché le va a fare su misura e quindi diventa un po' impossibile fare un reso nel caso in cui le tende non vi piacciono. Quindi sono un po' combattuto su questa cosa qui, però deciderò con calma, tanto ormai sapete che decido con calma. Comunque sono stato da Lidl e da Progress, sono andato per andare a prendere alcune vernici. Stavolta non ho preso quelle della V33 che avete visto, che vi ho fatto vedere, perché molto spesso mi chiedete la marca delle vernici da utilizzare per esempio su dei mobili o su delle piastrelle o elettrodomestici o altri tipi di supporti. Io vi consiglio quelle che avete visto, che ho inquadrato nelle immagini, appartenenti alla marca V33, ottime per andare a rinnovare i vostri mobili, elettrodomestici, piastrelle, bagni sanitari e tutto quello che volete. In realtà era finito il colore bianco della V33 della linea proprio per le piastrelle e ho preso questo semplice smalto bianco satinato che mi serve, adesso vi faccio vedere per cosa, e poi un classico rullo, perché devo andare a ridipingere uno scempio che mi è stato fatto durante i lavori, perché come avete capito ho avuto non pochi problemi, tra cui questo. Allora, ci troviamo nella specie di ripostiglio che sta all'interno della cucina e qui, se vi ricordate, nell'home tour praticamente era quella stanzetta dove i vecchi proprietari avevano la lavanderia. Quindi questa parte di muro tutta intorno ha una serie di piastrelle, aveva una serie di piastrelle che io dovevo andare a far ridipingere come la resina a terra. Quindi sia a destra che a sinistra ci sono due file di piastrelle che arrivano fino a qui, più o meno fino a 1,60-1,70, e anche di fronte ci sono delle piastrelle identiche a queste che io volevo semplicemente riportare, appunto, come vi ho detto, con della resina. In realtà la resina mi è stata messa però solo alla parte centrale. Qui c'è ancora lo scotch, questa è la parte centrale, come vedete questa è stata fatta con la resina e quindi sono state ricoperte tutte le piastrelle, e qui invece no. Una cosa davvero senza senso, che non so per quale motivo è stata fatta, ma andiamo avanti. Inoltre qui mi è stato fatto tutto questo. Ok, praticamente sulla resina che era stata già finita eccetera eccetera, già tutta quanta livellata, è stato messo quest'altro specie di prodotto per andare a livellare ulteriormente le fughe. Senza raccontarvi tutta la lunga storia, in realtà, visto che io avevo controllato prima e la parte già era asciutta e volevo metterci un mobiletto qui, ho controllato e non c'erano assolutamente nessun tipo di fuga. Quindi non ho capito per quale motivo è stato messo questo prodotto. Ad ogni modo la cosa è fatta, concludo qui questo discorso onde evitare di farmi ricrescere di nuovo i capelli e non vorrei portarli lunghi. Quindi adesso la mia intenzione, visto che ho fermato i lavori e non deve venire più nessuno almeno in questa stanzetta, la mia intenzione è di andarmi a ridipingere da me tutte queste piastrelle e anche la resina, e lo farò con questo smalto che ho preso. Quindi semplicemente andrò a ridipingere un po' tutta questa parte, ovvero tutta questa qui fino a qui, con questo semplice smalto bianco. Quindi io tranquillamente andrò a ridipingere il tutto e me lo farò da me. Ma eliminando tutte queste cose tristi, oggi ho fatto un bel po' di vetri, infatti ho pulito anche il vetro, gli infissi di questa camera, ovvero del soggiorno, ovvero la finestra che va sul terrazzo, quella più grande della cucina che ho già pulito l'altra volta, ma dovevo continuare ancora, quindi devo fare giusto un piccolo pezzo. La finestra è fatta, quindi questa qui è fatta, questa
questa qui pure, quella pure e questa invece non ancora. Ad ogni modo sono stato un po' in giro a fare un po' di acquistini. Sono stato al negozio Pilato perché aveva delle offerte sui panni della Glendi, ovvero questi qui, che sono panni 35x35. Ne ho presi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Praticamente ho preso 7 panni perché ognuno costava 55 centesimi ed erano in offerta. Sto andando a consumare più panni, quindi si vanno a deteriorare, si vanno a sporcare moltissimo e quindi me ne servono molti molti di più. Con questi della Glendi mi trovo bene, anzi fatemi sapere se pure voi li acquistate. Sono senza pretese, però sono dei panni da tenere giusto in casa per tutte le evenienze, per tutte le pulizie, da tenere esclusivamente qui in casa nei momenti di tristezza. Se mai mi viene un momento di tristezza, mi addolcisco rarissimamente, perché come ben sapete sto mangiando meno dolci e davvero lo sto facendo. Comunque per i momenti di tristezza ho preso le mie solite cioccolate bianche, una alle nocciole, un'altra alle mandorle della Lidl, che io preferisco, ed era un casino di tempo che non le acquistavo. Queste mi piacciono tanto e ne ho prese due, perché già mi trovavo là che facevo, non li prendevo. Poi sempre sotto consiglio di una di voi ho voluto prendere della B5, questo detergente pavimenti concentrato multiuso, perché anche multiuso, simile un po', mi hanno detto simile un po' al Mastrolindo super concentrato, magari per utilizzarlo anche fuori al terrazzo. Voglio sentire con voi l'odore perché non ho potuto aprirlo. Molto forte, sa di bergamotto e limone ed ha un buonissimo profumo, davvero un buonissimo profumo. Sono curiosissimo di andarlo a provare sulla resina e soprattutto anche sul terrazzo, ma questo si può utilizzare anche come multiuso, quindi per qualsiasi superficie può essere usato o diluito o puro, e ha un profumo di limone molto 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 forte. Mi piace moltissimo, molto forte, voglio capire se rimane perché mi è stato straconsigliato profumo di limone e bergamotto. Questo qua sono curioso di andarlo a provare. Poi sotto consiglio di Pierluigi, che è uno di voi, è un mio caro amico adesso che mi segue da tanto tempo e che ho conosciuto perché è vicino alle mie zone. Lui già più volte mi ha consigliato varie schifezze da mangiare perché mi segue e dice: Filippo, fai un mukbang di tutte le schifezze che ti consigliamo. A dir la verità, ogni volta che mi ha consigliato qualcosa l'ho acquistata, l'ho mangiata e l'ho anche schifata, perché non ci fosse una volta che mi piace qualcosa che mi consiglia lui. Ad ogni modo, per lui ho comprato anche questa novità sperando che mi piaccia, ma assolutamente secondo me non mi piacerà perché me l'hai consigliata tu e quindi come ogni volta fai cilecca. Sono dei biscotti ripieni, questa novità, che sono dei simil crispy della Lidl. Fatemi sapere se l'avete acquistati, se vi piacciono. Io sono curioso di andarli a provare, non oggi, non in questi giorni, ma tra qualche giorno, insomma quando avrò il mio giorno libero dedicato al dolce, allora li andrò a mangiare, mangiucchiare, per non eccedere, perché non bisogna eccedere assolutamente. Poi ho preso, più che altro per la cucina, questo sapone Neutro Roberts anti screpolature, perché ragazzi non mi sto lavando le mani, me le sto proprio scorticando con la carta vetrata, quindi anti screpolature, questo della Neutro Roberts con olio di argan. Fatemi sapere se questo l'avete preso, mi ha incuriosito, lo proverò. Sacchi dell'immondizia, che fai, non li prendi dei sacchi dell'immondizia? È impossibile, li devo prendere per forza, anche perché ho ancora cose da buttare. Però come vedete, almeno nel corridoio già sono a buon punto, ovvero ho levato la maggior parte delle scatole che stavano qui. Inoltre oggi mi sono arrivati da Amazon, li ho ordinati su Amazon, anzi vi lascio il link sotto se mi ricordo, mi sono arrivati dei panni che mi ha consigliato Marco del profilo Pulire a Modo Mio, che potete seguire su Instagram, perché stavamo parlando dei panni asciugapiatti, visto che io prendo sempre quelli della Vileda che non rilasciano pelucchi, perché nel caso in cui dovete acquistare dei panni asciugapiatti, mi raccomando, acquistate quelli lisci oppure proprio quelli della Vileda. Magari vi metto un'immagine qui e vi lascio anche il link sotto nel caso in cui volete acquistarli, perché molto spesso la maggior parte
parte dei panni in commercio, anche i classici canovacci che andate ad utilizzare, si riempiono di polvere oppure rilasciano dei pelucchi. Quindi voi andate ad asciugare il piatto, lo andate a riporre e poi mangiate pelucchi. Onde evitare questa cosa qui, io prendo sempre quelli della Vileda. Ma Marco mi ha consigliato invece non dei panni asciugapiatti, ma questi in particolare, che sono i Micro Plus. Questi sono del marchio Vileda Professional e anche questi non rilasciano pelucchi, e lui mi ha assicurato che con un costo minore, infatti questa confezione è da 5 pacchi, con un costo minore poteva avere più panni con la stessa funzione, solo che erano di nome tra virgolette diverso. E io voglio andarli a provare, sono curioso, infatti già se li vado a toccare non sono proprio identici agli altri che prendo io della Vileda, ma molto 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 simili. Hanno una struttura più liscia e sicuramente non fanno pelucchi neppure questi qua, quindi sono curioso di andarli a provare. Con questi ci potete sia asciugare le stoviglie, sia magari se avete lavato un mobile oppure avete lavato i vostri vetri, potete andare semplicemente ad asciugarli con questi qui. E con questi potete asciugare anche tutte le superfici, tipo quelle in acciaio, eccetera. E vi permettono ovviamente, con panni di questo tipo, di non lasciare nemmeno le micro gocce che vi vanno a causare anche più calcare se non avete asciugato bene la superficie. Quindi io vi consiglio sempre di tenerli in casa questi qui, ma vi farò una recensione migliore qualora li vado a provare, per vedere veramente se sono efficaci e se mi possono piacere come asciuga stoviglie. Io ho finito qui, va bene? Io ho finito qui. Allora, sono ritornato di nuovo a casa da mia mamma, mi sto levando la mascherina perché ci siamo distanziati un po', stiamo andando a fare merenda. Come avete visto, ho preso i biscotti della Lidl, quelli dolci. In realtà non era in programma di mangiare cose dolci oggi, ma visto che da lunedì saremo tutti quanti in campagna in zona rossa, allora i miei nipoti sono venuti qui a casa a salutarci, ne approfittiamo per fare una piccola merenda insieme. Infatti loro mi hanno portato questi pancake che ancora non avevo provato della Mulino Bianco, perché ragazzi da me sono introvabili. Loro l'hanno presi in un supermercato vicino a casa loro e me l'hanno portati, e andiamo a provarli insieme. 4 confezioni all'interno da 2 pancake ciascuno, e li andiamo subito ad aprire così ce li andiamo a mangiare. Allora, questa è la confezione, ogni porzione è circa 35 calorie, per porzione si intende un pancake, ma secondo me io ne dovrò mangiare almeno 2. Puoi parlare tu, puoi parlare. 4. No, vai, 4, ne sono 8, dobbiamo distribuirli solo noi, quindi no. Vabbè, comunque, io mi sono preparato il caffettino. Prima di salutarci, vediamo un po' come sono questi pancake. Vado a metterli tutti quanti all'interno di un piatto. Si possono riscaldare 10 secondi al microonde a 650 watt o 30 secondi all'interno della padella, giusto per rinvenirli un po'. Ecco qua, pronti, riscaldati al microonde. L'ho fatti fare 15 secondi perché li ho messi proprio tutti. E sopra la prima cosa che mi colpisce è il logo del Mulino Bianco, ovvero la casettina. Questa è una cosa che nei video non avevo mai visto, perché ho visto vari video su YouTube in cui l'assaggiavano e c'è impressa la casettina. Cominciamo a fare le porzioni perché qui stanno scalpitando. La prima è la mia. Scusate, posso dire una cosa? Sì, puoi dirla. È un mulino, non è una casettina. Un mulino, è vero, è vero, è vero. Il Mulino Bianco è un mulino. A mamma. Ecco, grazie. Ok. Ok, allora facciamo tutti quanti l'assaggio, vediamo un attimino come sono. Senza la Nutella, prima senza Nutella per sapere come sono, poi dopo con la Nutella. L'ora è questa Nutella, io non la compro mai, però abbiamo dovuto comprare per forza per assaggiare i pancake. Oggi vediamo come sono, si tagliano, sono molto friabili. Cioè, sono soft, scimabili. Sì, sono molto soft. Per i miei gusti sono un po' dolci. Non sono male, non sono come i pancake. Non ho mangiato. Ma io mi ricordo un sapore leggero. Non mi ricordo quale sapore. Non so che mi ricordano. Sentite. Ma panca al re, un po' quasi. Brava, brava, forse un po' di panca. Bravissima. Perché sono molto soft i cibi. Sì. Un panca al re un po' dolce, però mi ricorda sempre la base di qualche merendina. La base di qualche merendina. Ma assaggio un po' nel cioccolato, ce ne sono molte. Assaggio un po' nel caffè, perché così domani mattina, nel caso in cui ne voglio mangiarne altri. Vediamo come sono.
Il caffè saranno più buono. No, no. Assaggiamoli con un po' di Nutella adesso, perché sennò Vittorio scalpita. To, Nutella, a te la benedizione, no, proprio. Aspetta, non era tutta. Tutto. Non mi ha dato tutto il cucchiaio. Mamma mia, no, va bene, devi fare un assaggio, non ti devi mangiare metà versetto di Nutella, dobbiamo provare i pancake. Mamma mia, un cucchiaio di Nutella comunque è un cucchiaio enorme di Nutella. Vai Sara, dopo quella che avrà fatto la recensione migliore avrà un altro pancake. Mamma, tieni, abbuffati di Nutella. No, senza Nutella. Vabbè, allora palmiamo la Nutella, palmiamo per bene. Doveva essere uno strato sottile, ma non ci riesco con la videocamera. Sì. Fa niente, non sarà sottile. Vediamo un po' con la Nutella come sono. Comunque dentro sono molto molto sofficiosi. Non so se riuscite a vederli. Perché sono spessi anche. Però è vero, mi danno l'idea un po' di... Non sono... sono dolci il giusto, secondo me. La Nutella si impiastricciano un po'. Sono un po'... C'è una cosa più liquida, forse è una Nutella un po' più liquida. Bagnomaria. Bagnomaria, però dolce. Visto il costo, non lo so se li comprerei. Per una famiglia di quattro persone finiscono subito, metà mattinata. Una mattinata già avete finito tutti quanti i pancake. Però, visto che io non ho una famiglia, li comprerò sicuramente. Ragazzi, è un porto di mare qua, non c'è niente da fare. No, ti sta ingozzando per andare a, a chiudere una porta. Vabbè, sei ingozzato, è tutt'uno con la Nutella. Se lo vedete, è tutt'uno, la parte di sopra e la parte di sotto con la Nutella, non si riesce più ad aprire la sua bocca. Stai dicendo? Sono facilmente tagliabili. È vero, infatti con la forchetta riuscite tranquillamente a tagliarli. Tu hai finito di mangiare, ingozzarti tutta la... Ho fermato la forchetta, già si era tagliata praticamente. Ah no, infatti si tagliano subito. Comunque sono buoni, non sono male. Con la Nutella sono secondo me troppo troppo dolci. No, dipende quanta ne mettiamo. Secondo me con lo sciroppo d'acero è meglio. Forse questi qua con lo yogurt greco sopra e dei frutti di bosco, secondo me andrebbero bene con yogurt greco e senza zucchero. Poi un filo magari di miele o proprio un filino della frutta fresca. Sono molto meglio, secondo me, di mangiarli con la Nutella. Quindi io ve li consiglio anche per qualche colazione domenicale un po' più così. Tu ve le dovete prendere. Se riusciamo a finirli di mangiare, ne sono troppo fiabili per sottrarmeli dal piatto. Vabbè, comunque noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Mi raccomando, lasciate un pollicione in su, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un commentino. Benissimo, mi raccomando, fatelo. E guarda quanto se ne mangia. Benissimo. Dobbiamo aprire un altro pacco di pancake, che c'è poco da fare. Vabbè. Vabbè, ciao ciao. È buono. Attenzione a questa forchetta così. Non si mette mai la forchetta così. Non voglio avere un nipote cecato. Maiale è grasso sì, ma non cecato, forza. E pigliatelo a questo punto. Vabbè. Ciao, continuiamo a mangiare pancake.